La seconda stagione di Anima Musica per l'anno 2013 aprirà il 2 di dicembre con il recital del maestro Daniele Di Bonaventura. Bandoneonista tra i più apprezzati in Europa e di fama internazionale, Daniele Di Bonaventura eseguirà un recital solistico col bandoneon, lo strumento principe della musica del tango argentino. E non a caso la sede del concerto è stata scelta nella chiesa di San Gregorio. Astor Piazzolla, il grande musicista argentino, padre del tango moderno e superbo esecutore ed interprete dello strumento del bandoneon, amava raccontare, con un piglio molto zingaresco, che il bandoneon era uno strumento arrivato in Argentina probabilmente grazie all'aiuto di un marinaio o inglese o irlandese che, arrivato in terra argentina con il bandoneon, lo portò al banco dei pegni per avere due soldi e comprarsi una bottiglia di whisky. Da lì, non più riscattato, il bandoneon fu messo in vendita e divenne lo strumento principe per suonare il tango. Se questa probabilmente è una parte molto fantastica della storia di uno strumento mitico che affonda un po' le sue radici nell'oscurità e nel mistero, sappiamo di sicuro che il bandoneon fu sviluppato in Germania, in quelle comunità parrocchiali povere in cui non era possibile permettersi l'acquisizione della costruzione di un organo a canne per l'accompagnamento dei riti protestanti luterani. E così nasce il bandoneon, uno strumento che ricorda nel suo suono moltissimo l'organo a canne e che dà la possibilità, con la sua molteplicità di tastiere, di ricreare quelle strutture armoniche che l'organo stesso riusciva a riprodurre. Daniele Di Bonaventura ci accompagnerà in un viaggio del tutto personale, essendo uno degli interpreti più importanti e più caratterizzanti di questo strumento. Il suo percorso artistico si è sviluppato in molteplici rivi e fiumi. In questo incontro del 2 di dicembre presenterà al pubblico di Treviso produzioni proprie ed improvvisazioni su temi di musica classica. Il bandoneon ci ricorda molto l'invito e le descrizioni che Italo Calvino faceva delle città invisibili alle città dedicate agli occhi. È la tecnica proprio dello strumento che ci ha suggerito con Daniele la possibilità di poter avere un recital per questo strumento. Le mani si muovono come all'interno di uno specchio. Le città dedicate agli occhi da Italo Calvino sono città che si specchiano l'una con le altre e si comprendono l'una con le altre proprio nel riflettersi e nel guardarsi. Vi aspettiamo numerosi alla chiesa di San Gregorio il 2 dicembre alle ore 18 con Daniele Di Bonaventura al bandoneon.